Nella sala dello zodiaco di Palazzo Ducale torna ad essere esposto il letto di Napoleone, un elegante baldacchino con stoffe e tessuti verdi che si dice essere proprio il letto nel quale dormì il Bonaparte nel 1797, durante il suo passaggio da Mantova. Già camera da letto di Guglielmo Gonzaga ed una delle sale più interessanti del palazzo, la sala dello zodiaco ha un affresco astronomico del carro di Diana tra le costellazioni dipinte sul soffitto da Lorenzo Costa il Giovane nel 1579. Proprio in epoca napoleonica la camera fu oggetto di un'importante ristrutturazione ed oggi ospita alcuni bassorilievi in finto bronzo di Antonio Ruggeri. Minerva presenta le arti e le scienze a Napoleone, Napoleone riceve da Giove la spada di Marte e l'Italia offre le leggi a Napoleone. Il riposizionamento del letto di Bonaparte, precedentemente smontato per consentire un restauro manutentivo, rappresenta perciò il completamento di questi arredi neoclassici. Che sia davvero il letto di Napoleone lo racconta Nino Giannantoni, il quale nel 1929 lo descrive a forma di tenda da campo, ricoperto di un pesante tessuto di seta verde, fermato da frecce in legno dorato. Il primo inventario della Reggio del 1810 ne stimava il valore in 1300 lire, descrivendolo come letto a moschetto composto di una lettiera con fasce e filetti dorati, con piedi scannellati messi a bianco ed oro, quattro pezzi di ridò di raso verde e coperta simile, il tutto contornato di frangia di seta verde ed oro fino, con materasso di piume e tre di lana e due cuscini pure di lana, il tutto con fodera di cottone bianco fino. Tra le opere d'arte che caratterizzano la sala dello Zodiaco, il letto di Napoleone spicca come un simbolo tangibile dell'epoca imperiale, un prezioso pezzo di arredamento che ora è possibile nuovamente apprezzare nel percorso espositivo del palazzo.